Siamo con Luca Mincarini della Lega Navale Italiana di Pescara per parlare di questi che impropriamente sono chiamati razzi di segnalazione che sono usati in mare. Se ne è parlato purtroppo nelle ultime ore per la drammatica vicenda accaduta a Casalbordino. Vogliamo far vedere ai nostri telespettatori come funzionano, come sono fatti? Sì, buongiorno a tutti. Allora, queste sono le dotazioni visive, luminose, che fanno parte di tutta la famiglia delle dotazioni di sicurezza che ogni persona che esce con un natante o un'imbarcazione in mare deve avere a bordo. Nello specifico queste sono quelle entro le 3 miglia. Sono dei normalmente definiti razzi di segnalazione, ma sono chiamati fuochi sia a mano che, come in quest'altro caso, fuochi a paracadute. Sono dei dispositivi di segnalazione che servono soprattutto per far vedere la propria posizione quando ci si trova in difficoltà o quando si è entrati in modalità di sopravvivenza abbandonando la barca, l'imbarcazione, la nave e salendo sopra la zattera. Queste qui sono delle dotazioni che servono soprattutto per essere visti quando il soccorritore è già vicino a noi. Questo è il fuoco a mano. Emette una luce rossa, questa luce rossa è molto intensa, quindi è sempre consigliabile non vederla, e durante la fase in cui avviene l'innesco si crea una luce rossa molto forte, ma vengono create anche le scintille, quindi il consiglio è anche di utilizzare e avere a bordo un guanto ignifugo. E questa fa una luce rossa che dura 60 secondi all'incirca e può essere vista da 6 miglia. Quest'altro segnale luminoso è un fuoco a paracadute. Questo fuoco a paracadute serve per far vedere la propria posizione quando invece i soccorritori sono lontani da noi, che siamo in pericolo. Parliamo segnalatori che hanno una bassa potenza, Mincarini, sono sì. Leggeri nella loro... La carica che è all'interno non è esagerata, non è potentissima, anche perché... altrimenti metteremmo a repentaglio anche la sicurezza di tutto l'equipaggio e dell'imbarcazione stessa. Sono piccole cariche che servono a innescare proprio il segnale luminoso. Il problema è quando vengono stoccate per essere smaltite, che essendone tante, poi se ne parte uno, conseguentemente partono anche tutti gli altri fuochi a mano o a paracadute che devono essere smaltiti. Uno dei problemi maggiori è proprio lo smaltimento, cioè il diportista, colui che naviga per diletto, o anche quelli che navigano su imbarcazioni commerciali o per lavoro, alla scadenza dei 4 anni hanno il problema di dove smaltirle. Se ci si reca presso i negozi da cui li acquistiamo, possiamo essere messi in contatto con delle aziende che si occupano proprio nello specifico di questo, come per esempio l'azienda appunto di Vasto. Cioè, da quello che so io, l'azienda di Vasto è un po' quella più grande, perché poi tutte le altre piccole aziende si appoggiano a loro. Hanno un costo di smaltimento, se non erro, sui 2 euro al pezzo. Molte volte però succede che qualche diportista indisciplinato, pur di non spendere soldi o per non avere la rogna, la seccatura di recarsi presso queste strutture per smaltirle, li abbandona anche nel semplice cassonetto dell'immondizia.